Ok, ragazzi, siamo alla seconda isola, ma non preoccupatevi, stiamo completando il gioco al 100%, ripetendo, perdendo per appunto, completando le gemme dei livelli in cui per appunto non l'avevamo presa la prima volta perché urgeva la presenza di gemme colorate che non avevamo. Adesso ce le abbiamo tutte, quindi penso che abbiamo le gemme necessarie. Allora, questo li fanno della roccia, poltron dash, che non so cosa voglio dire, comunque. Le casse nascoste qua in questo livello mi ricordo benissimo che stanno alla fine. C'è la gemma viola che per l'appunto ci porta a prendere. La gemma viola che ci porta a prendere le casse mancanti si trova alla fine. A fianco al portale d'uscita. Via, scappa Crash! Scappa! Scappa! Ma chi se ne frega? Non ci sono boss in bonus qua. Ok, gemma viola, cavolo, i 18 casse. Ah, ci porta di sotto, giusto? Sì. Guarda che spettacolare, com'è. Oddio, una pianta viola, è la prima volta che la vedo. È perché siamo sottoterra, quindi qua le piante sono. Perché siamo sotto terra, quindi quelle piante sono viola, capito? Olè! Ma perché ci sono qui le facce in cortex del brio? Hanno coi. Le vomita, ecco. Siamo 23, ne mancano 3, ragazzi! Ne mancano 3 gemme ancora! Sunset Vista con la conga, andiamo, passiamo alla terza. Cortex Power, questa è via la plus, non mi ricordo male. Ottime, ecco, la blu, ottiene gemma blu altrove. Eccoci qua, entriamo nella centrale energetica. Di nuovo. Cortex. Con i rispettivi. I robottini e scosse elettriche, trappole elettriche che io prendo in pieno perché ho proprio un talento io nel prendere le cose quando anche sono nella posizione perfetta per non prenderle. Allora io ricordo qua che poi bisognava a un certo punto tornare indietro. Ce la posso fare, raga. Ma che cazzo succede? Cioè non sono mai morta qua all'inizio. Aku, ciao Aku, ecco. Allora adesso di qua si divide in due la strada e dopo qua dovremo tornare indietro. Aia, porca vacca, che odio. Checkpoint, grazie. Che odio prendere le scosse qua all'inizio. Allora, adesso devo andare di qua a destra. Qui c'è un topo che spara, eccolo.
Speravo di prenderlo senza che colpisca invece. Ok. È esploso tutto, bene. Cos'è sto acido? Non lo voglio sapere. Madonna, mi sono preso un infarto. Checkpoint, ragazzi. Ma dai! Basta appena sfiorare e sei morto. Peccato che io sono... sono scema. Torniamo qua dove c'è il topo. Preferirete aspettando stavolta. Sì, divertiti a fare il pistoleo. Tanto non mi prendi. Se frega! Ecco. Allora, potete prendere quel checkpoint lì, andiamo di qua. Gemma! Non moriamo con le deficienti. Mi ricordavo che appariva il bastardo. Cioè qui proprio non c'era niente, nessuna cassa in questo percorso. Vabbè, allora adesso torniamo avanti, andiamo avanti, ritorniamo indietro, cioè avanti. E ora che so che conoscete, potrei prendere il checkpoint di là e rischiare di dovermi rifare il percorso della gemma. Eccoci qua, Aku. Via. È morto tutto qua, perfetto. È esploso tutto, anzi. Madonna che genio che sono. Dritta addosso ci sono andata. Ok. Grazie. Speriamo che non ci siano delle casse indietro. Che faccio, controllo? Nel dubbio controllo. No! Non dovevo controllare. Gara, rischio e non controllo indietro. Che genio, raga, che sono un genio proprio. Allora, non rischio e vado avanti. Ci sono delle casse là indietro. Questo qua arriva sui gatti, che bisogna tornare indietro a un certo punto, eh. E allora aspettate, muoio. Vado qua avanti, che sicuramente c'è qualche gemma qua avanti. Eccole.
Non vado avanti verso di qua. Devo solo se devo tornare indietro. Devo tornare indietro, solo che non vedo le cose, quindi è brutto. Che giganti sti livelli, raga. Bello che arrivo quando se ne sta andando, capito? Stava arrivando, porca vacca. Non moriamo. Dio mio. Aku, sì. Adesso mi devo cagare sotto perché se muoio devo. Ok, ne mancano 4, questo è qua. Cavolo, ne ho altre due vite, le ho decimate questo livello. Oh, Gemma! Ne mancano due! Ne mancano due! 92%, ragazzi, ci siamo quasi. Sta finendo. Ok, queste qua sono tutte già colorate. Quella l'avevo già presa, meno male. Mi ricordavo che non l'avevo presa. Andiamo avanti, Nitius. Dove sono le ultime due gemme? Ah, qua! Fumbling in the dark. Fumbling nel buio, non so cosa vuol dire fumbling. Ah, c'è una gemma qui. Non perdere mai di vista qua, come ho ricevuto. Ah, qui c'è la. Qui ci sono delle casse. Oh, sta attenzione. 18 casse. Non mi ricordavo che qui bisogna ci fosse un altro livello. Ok. No, quello ti spegnere. Ecco, si stava spegnendo, eh. Avevo parlato. Questo livello parte che ci sono delle casse nascoste qua. Allora. Belli sono di qua, di acqua che si è illuminato. Vabbè, sì, vabbè, che scema. Che non aspetto. Ci
Ma mi ho dimenticato che sono finite. Ops. Ce la posso fare. In questo episodio lo completiamo il gioco, ve lo dico io. Penso che Fumbling in the Dark significhi una cosa come barcollando nel buio. Arriviamo a 80 vite alla fine di questo livello, lo so io. Intanto ricordiamoci che sono all'inizio di livello ad avere metà casa, il numero delle casse. Oddio, ce l'ho fatta! Meno male che si poteva stare quei lati. C'è un po' di merda. Ah! Non ci sono checkpoint, ho capito, eh! Purga! Questa musichetta dei livelli nel castello di Cortex al buio. Evitiamo di morire con i deficienti. Niente. Tutto, è tutto, devi farlo tutto di fila il livello, non ci sono checkpoint, ho capito. Se mai mi danno i checkpoint per pietà. Quanto siamo? 87, ma secondo me abbiamo 80 vite a piedi lì. Oh, mi si spegne Aku. Ah! Cioè, il bello è che rimane acceso color luce, no? Bianco, cioè. Ma dopo un po' la, sembra che si scarichi comunque la luce. Oh, checkpoint, ok, allora il checkpoint c'è. Meglio. Ragni di merda. Aku, grazie. Lo devo aspettare. Ah, maledetto. Ah, si è spento. Oh, grazie. Ok, avevo spaccato una cassa di Aku Aku. Checkpoint. Ok, ne manca una, raga. Manca una.
Ok, le abbiamo prese tutte in teoria. Vedi, sono... Scusate un secondo. Grazie, Creeper. Ecco, per darmi a Quaku, ho riavviato il video su questo fatto. Dopo che a volte mi capita che metto in pausa per controllare qualcosa, poi dopo mi dimentico di riavviare. Già da quando hai... Già da quando ti sei dimenticata di riavviare il video quando fai la fetta settore, ci ho dovuto battere il gioco antico, Ah. Per capire di cosa sto parlando dovete andare a recuperare il video nella playlist di Final Fantasy 12 che abbiamo intitolato. Mi sono accorto solo alla fine che vi siete persi il boss. Ok, qui abbiamo completato che Fumbling in the Dark. Allora torniamo indietro perché probabilmente c'è un altro livello così. Ecco, questo qua. Questo qua che io pensavo fosse dove ci fosse Coco, invece Whole Hog. Mi ricordavo che c'era un altro. L'altro livello del cinghiale, questo, sì, eccolo! Che è il momento di trucidarci 100.000 vite in quest'ultimo livello e poi potremo dirigerci al boss finale. ventiquattro casse ci sono. Oh dai! Ho preso male i calcoli. Poi con che faccia Crash si mette a cavalcare il cinghiale? Un povero amico, probabilmente quello lì è un amico del cinghiale. Ma poverini, ha messo lo spiedo. Checkpoint, grazie. No, avevo schivato là l'ostacolo. Dalla come sei andata a schiantare male, Crash. Ok, qui a destra, Ischia, poi qua, tamburo. È bellissima la musichetta del cinghiale. Sì, Gemma! Ole! E siamo al 98% di completamento. Ragazzi, abbiamo preso tutte le gemme. Sì! Ok. Perfetto, ragazzi. Ora che abbiamo preso tutte e 26 le gemme, guardate che bello. Possiamo finalmente andare ad affrontare il boss finale, Dottor Neo Cortex, e vederci così il finale, e dopodiché vedere anche il finale segreto. Dottor Neo Cortex, vai! Non mi ricordo come si affronta. Quindi devo bene. A quelli che sono presenti possono essere usati con... Grazie. Bene, ora so come si fa. Ma va a far bene. Quando ha dato fuoco tutto il... castello. Ah, sono quei proiettili verdi quelli da colpire, ma lo sono ricordato adesso. Ah, questa musica di Cortex è bellissima. Ah, aiuto. Mi spara dei proiettili da... No! Non so perché mi ricordavo... Ah, i proiettili blu cominciano a stare sul... sul campo. Beh, me lo ricordo... Per fortuna che... Ma beh, a me è difficile. Attenzione.
Mannaggia, madonna, ma disintegrato. Grazie, volevo. E parte maledetto che Spedicut. E parte così, beh, Cortex. Ok. Ma che figo il getto su cui sta. Che è tipo, cioè, praticamente uno skateboard volante. Figo. Eccoli che prepara il colpo, niente. Ma no! Ma dai, mi è passato. Mi è passato a fianco. Io mi chiedo perché non posso colpirlo quando fa così. E vabbè. Ok. Cioè, il problema è che arrivo dal. Dopo che ha tolto 2 punti vita. Ecco. Ad 1 punto vita, anzi. Non me lo ricordavo così difficile. Ma perché sono scema io? Che mi dimentica! Ah. Ok, quelli blu vanno a. Quelli blu sono diretti, quelli blu cominciano a girare su per l'aria. Ok, ridi. Tanto poi ti prendo. Ok. Raga, devo avere qualche problema io per evitare queste palle che arrivano, queste sfere già che sono tra l'altro abbastanza lentine. Vabbè, sono leggermente infastidita. Ok, allora. Ho schivato quella che dovevo prendere. Olè. Oh, e vai. Tanto è il tramonto là. Siamo sul dirigibile e sta tramontando il sole. Ok, madonna che sfera da plasma che ho tirato. Aiuti, mitra. Ok, ne manca una da 3 questa volta se non sbaglio. No, era così, ok. È più facile del previsto l'ultimo colpo. Abbiamo vinto! Sì! Così il primo Crash Bandicoot. Adesso non avessi uscito di cosa con i retroscena dei boss che abbiamo battuto teoricamente. Mi credo si sono saccato Alchemy. Sì. Vediamo un po'. Ah sì, beh, ovviamente ci sono anche i titoli di coda. Ops, mi sono dimenticata di questo. Ah no! Il retroscena dei boss sta nel finale segreto. Ops. Ok. Quindi ragazzi, intanto abbiamo finito il primo gioco che ovviamente vale, perché guardate, ovviamente i titoli di coda del sentiero ci valgono per tutti e 3 i giochi, quindi adesso se qui vi trovate alcuni nomi che qui nel primo caso non avete visto, è perché appunto sono nomi provenienti dal secondo e dal terzo gioco. Va bene, adesso ci guardiamo i titoli di coda o li saltiamo? Ma no, ce li guardiamo, dai. Questo video sarà lungo 50 minuti però perché... I titoli di coda di Spyro United Trilogy hanno durati 20 minuti.
quindi sarà lunga. Domani ho intenzione di cominciare ovviamente a Crash Bandicoot 2, anche quello spero di finirlo in pochi giorni. Ecco, e da lì, se non mi ricordo male, i boss sono 5, da lì i boss diventano 5, anche in realtà sono 5 boss e i livelli sono 5 a mondo, tra virgolette. Bello che qua però cambia la musica rispetto ai titoli di quella di Spyro. Cos'è quella roba? Un ringraziamento speciale a Naughty Dog, che ricordiamoci sono i creatori originali di Crash Bandicoot. Con un ringraziamento speciale personale a un super tutti i un ringraziamento speciale a tutti, c'è scritto un ringraziamento speciale a tutti gli originali creatori di Crash Bandicoot che hanno contribuito alla creazione del gioco, beh, ovviamente. Ci sono sti suoni tra una cosa e l'altra. Perché sono sti suoni tra una musica e l'altra? Non capisco. A parte le musiche degli altri giochi, questa non l'avevo sentita in questo primo gioco.
Non mi ricordo dove suona questa, ma mi è rimasta in testa. Ah, tutte queste sono tutte le soundtrack dei giochi. Nessun medico ti è stato maltrattato durante la creazione di questo gioco fantastico. Bene, adesso no, sono stati più corti del previsto. Beh, adesso nel caso qualcuno manchi i titoli di coda a completamente nei prossimi due giochi, perché io completamente nei prossimi due giochi non farò rivedere i titoli di coda. Vedetevi a rivedere qui l'ultimo episodio del primo gioco. Perfetto, adesso per concludere in bellezza con la grande sala, il grande salone che ci mostra il finale tentativo. Eccoci qua con tutte 26 le gemme. Comunque la musica del terzo gioco è la più figa di tutte, non c'è verso. Eccoci qua. Allora, questo qua, allora, di qua si va al finale alternativo, dove ci mostrano appunto il finale alternativo e il retroscena poi dei boss, cioè l'epilogo praticamente per i boss. Ci mostrano come sono finiti i boss dopo che li abbiamo sconfitti. Vediamo. Filmato finale.
Ma quanto vero l'ultima frase? Già nel mare sono più coesistenti degli scarafaggi. Quanto vero, ragazzi? Fateci caso. Quindi, ragazzi, il video di oggi è che si possono concludere qui. Abbiamo completato Crash Bandicoot 1. Qui abbiamo salvato. Sì, perfetto. Usciamo dal primo gioco. La prossima volta incominceremo Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back, che significa Cortex colpisce ancora. E intanto ragazzi, se vi sono piaciuto, guarda, se vi piace, ricordatevi di iscrivervi al canale, se volete continuare a seguire il video. E noi ci vediamo alla prossima!